Consideriamo la prima legge di Cay-Lussac e il grafico che la rappresenta. Spostiamo verso sinistra l'asse verticale dei volumi, fino al punto in cui la retta tocca l'asse delle temperature. La scissa di questo punto corrisponde a una temperatura di meno 273 gradi Celsius. La nuova temperatura che abbiamo definito si chiama temperatura assoluta ed è la scala termometrica adottata dal sistema internazionale. La sua unità di misura, chiamata Kelvin, è uguale al grado Celsius. Ma su questa scala la temperatura del punto di fusione del ghiaccio corrisponde a 273 Kelvin, mentre la temperatura del punto di ebollizione dell'acqua corrisponde a 373 Kelvin.